Allora, questo è un vigneto di uva da tavola che è stato inerbito nel mese di novembre, i primi giorni di novembre, e questo praticamente è il risultato che viene fuori dopo un mese praticamente di accrescimento, un mese e mezzo di accrescimento. Tra l'altro in questa è un'azienda virtuosa perché oltre ad aver eseguito un inerbimento, quest'anno si è pensato anche di aumentare la sostanza organica attraverso lo spandimento di compost, in questo caso a filari alternati, che sicuramente servono per raggiungere l'obiettivo, che è quello appunto di migliorare notevolmente la struttura del terreno, che è la cosa basilare per avere una fertilità diciamo a 360 gradi, non solo legata agli elementi nutritivi. Per quanto riguarda la competizione idrica, sicuramente l'essenza erbacea posta all'interno di un terreno hanno una traspirazione e quindi anche una richiesta di acqua. Bisogna però pensare che la vite, nel periodo in cui l'inerbimento cresce e si sviluppa, è a riposo vegetativo, per cui la competizione idrica è presente solamente nel periodo primaverile, e cioè da marzo in poi. Ovviamente in quel caso, a seconda delle condizioni climatiche, a seconda anche dello stato di accrescimento delle essenze erbacee, può convenire o meno sfalciare precocemente il prato. Questa ovviamente è una decisione da prendere sul momento con i tecnici appunto che seguono le aziende. D'altro canto però gli effetti positivi dell'inerbimento anche in seguito a una sfalciatura precoce non vengono meno, perché comunque l'apparato radicale si sarà sviluppato all'interno del terreno e avrà già fatto più della metà del lavoro, che è quello del lavoro finale. Le tecniche di inerbimento possono essere differenti a seconda anche della dimensione dell'azienda. Le aziende più piccole ovviamente prevedono un inerbimento di tipo manuale, sicuramente più lento rispetto alle altre tecniche, però più economica, diciamo, è accessibile a tutti. Eventualmente ci sono altri tipi di tecniche, tipo ad esempio l'utilizzo di seminatrici fatte ad hoc per questo tipo di lavoro, che però nel vigneto è un po' difficile utilizzare per via appunto dei sessi di impianto molto stretti e anche delle altezze. Eventualmente ci sono altre tecniche, diciamo, arrangiate, ma comunque che raggiungono benissimo l'obiettivo, come è stato fatto per esempio in questo vigneto, che è quella di utilizzare una spandiconcime con il becco oscillante, e che ovviamente in questo che determina una distribuzione piuttosto uniforme della semente, e specificatamente in questo vigneto è stato posto anche un telo nella parte posteriore appunto della spandiconcime per evitare che il seme potesse andare sulla fila. Infatti in questo caso si può vedere che la fila rimane praticamente libera dalle erbe, dalle essenze seminate, e invece al centro praticamente si ha una buonissima uniformità di semina. Si interra, come si interra, che profondità? Come tutte le essenze erbacee, ovviamente la cosa importante è creare un intimo contatto fra il seme e il terreno, per cui in questo caso sicuramente un letto di semina va preparato bene, sminuzzando appunto le zolle e poi successivamente determinando creando appunto la semina. Successivamente alla semina basterebbe anche interrare leggermente il seme con un erbice leggero, semplicemente basta veramente prendere 2-3 cm di terra e lavorarlo in modo tale che il seme possa appunto creare questo intimo contatto con il terreno e quindi prendere umidità e far avviare appunto i fenomeni della germinazione. Dal punto di vista dei costi, bisogna dire che per effettuare una buona semina del sovescio sicuramente c'è almeno un'aratura in più da fare, per cui si ha un aumento dei costi per il discorso delle arature, poi c'è il costo del seme ovviamente, e successivamente la sfalciatura e poi interramento, che comunque è contemplata in una delle lavorazioni fatte a primavera, per cui la cosa più importante è una barra due lavorazioni in più e poi il costo del seme. Questi sono praticamente gli svantaggi dal punto di vista economico. Di contro però abbiamo degli effetti positivi sulla pianta, abbiamo degli effetti positivi sul terreno. Quali sono? Innanzitutto con questa pratica e facendola negli anni a seguire abbiamo un aumento della struttura del terreno, un aumento della sostanza organica. Durante la lavorazione il terreno offre uno sforzo inferiore all'attrezzo, questo quindi determina una riduzione dei costi. Con il tempo si avrà anche una riduzione delle lavorazioni, perché il terreno, essendo più strutturato, si compatterà di meno, e contestualmente poi si ha un aumento della fertilità biologica e fisica del terreno. Questo determina ovviamente una situazione per la quale la radice della pianta lavora meglio
e quindi avremo meno necessità di introdurre appunto elementi nutritivi all'interno del sistema, per cui anche in questo caso si avrà una diminuzione dei costi legati appunto alle concimazioni. Oltre a questo, poi comunque bisogna tener conto che la pianta crescerà più equilibrata, quindi con molta facilità, con il passare del tempo sempre, si avrà anche una riduzione delle sfogliature, quindi una riduzione delle lavorazioni proprio alla chioma della pianta. Abbiamo delle graminacee, in questo caso abbiamo avena e orzo, successivamente delle leguminose, in questo caso quella predominante è la veccia, e poi successivamente sono state inserite anche delle brassicacee, in questo caso appunto sono queste, e tra le brassicacee abbiamo il rafano e la senape. Ecco, anche se siamo nelle prime fasi di crescita, vediamo subito che una brassicacea ha un apparato radicale fittonante, appunto molto lungo, che si approfondisce. L'avena invece è un apparato radicale completamente differente, un apparato radicale fascicolato, molto superficiale, che ovviamente servirà per esplorare e, tra virgolette, lavorare il terreno negli strati più superficiali. Questa invece è una pianta di veccia e sull'apparato radicale sono già presenti i tubercoli deputati all'azoto fissazione, cioè alla fissazione appunto e l'organicazione dell'azoto atmosferico all'interno del terreno.